Nei telefilm di una decina di anni fa, Zeta significava Zorro. Oggi, all'autodromo di Monza, in occasione del rally, significa Zanussi. Il pilota pordenonese, ora businessman a tempo pieno, si concede una o due divagazioni rallistiche nel corso dell'anno e regolarmente lascia l'impronta del campione. È successo così anche in occasione della 16ª edizione del Rally di Monza, dove il pilota friulano si è imposto di prepotenza grazie alle ben note doti naturali, all'affiatamento con popi amati e alla competitività della Ford Escort Proto messagli a disposizione dalla Pro Motorsport. E cos'è rimasto agli avversari? A voler essere sinceri, davvero poco, visto che l'alfiere della First in Racing è balzato al comando già sulla prima speciale e non ha ceduto il passo fino al traguardo. Agli spettatori sprezzanti delle temperature quasi polari non è rimasto che assistere al duello accesissimo per le altre due posizioni del podio. Si è rinnovata la lotta tra rallisti e pistaioli, con Panontin e Deila a contrastare Manenti e Spinelli. La prima speciale ha visto la vittoria di Zanussi, che ha preceduto di 4 secondi Panontin e Manenti, poi a 5 Spinelli e Badoer, mentre Roby Sigala è primo di gruppo N. La prova Grand Prix non dice molto di nuovo, anzi vede Zanussi decisamente imbattibile. Il pordenonese precede di 15 secondi Manenti, poi Panontin e Spinelli. E ci si avvia al fine di tappa, con l'equipaggio Zanussi, Amati, a fare l'unplane delle altre 4 speciali. La classifica vede appunto al comando Zanussi, davanti di 45 secondi su Manenti e di 56 su Panontin. Altre due lancia poi al quarto e quinto posto, con Spinelli e Badoer. Eppure su HF è il sesto classificato, Romeo Deila, staccato di 2,15 dal capoclassifica. Quasi tutto scontato quindi nella prima giornata di gara, ma i colpi di scena si concentrano tutti nella seconda frazione. Il do è di Romeo Deila, che rompe il cambio proprio sul primo impegno cronometrato, ma sebbene costretto ad una sosta per sostituirlo, il piemontese si ritrova ad avanzare di una posizione. Lo stesso inconveniente infatti ferma l'equipaggio della Polizia di Stato, Badoer e Tobaldo, fino a quel momento quinto nella classifica generale. Intanto il driver della Pro Motorsport si aggiudica speciale dopo speciale, aumentando il proprio vantaggio su Manenti, che a sua volta stacca Panontin, marcato stretto da Spinelli. Escort leader quindi ed un corteo di lancia delta a contendersi gli ultimi due gradini del podio. Deve dire addio alla compagnia anche l'ottimo Manenti, appiedato improvvisamente per la rottura del motore della propria Delta sulla penultima prova speciale in programma. Bottiglia da stappare quindi per i vincitori Andrea Zanussi e Popi Amati, che hanno preceduto l'altro pordenonese, Mario Panontin, in coppia con Di Marco, giunto a 1° e 58 secondi. Terzo posto per il pistaiolo Spinelli a 2,19, davanti a Romeo Deila, che chiude il tris delle Delta Nocentini. Questo quanto successo all'interno dell'autodromo di Monza in un weekend di fine novembre, ma certe considerazioni sono d'obbligo. Il Rally di Monza era fino a qualche anno fa vetrina ottima per la fine della stagione agonistica, appuntamento importante a cui non mancare per squadre ufficiali, piloti di rango e personaggi di rilievo. Ora non si respira più la stessa aria ed è necessario dare una ventata di novità a questa kermesse perché possa mantenere il lustro all'interno del panorama rallistico nazionale. E tornare con le prove speciali all'interno del parco potrebbe essere una soluzione o una variante a chicane e bidoni che così poco hanno a che fare con i rally.